dato che sono senza voce, davvero una kermesse molto molto lunga, molto molto bella, con tanta tanta gente, e questo mi inorgoglisce, ci inorgoglisce un po' tutti quelli che hanno lavorato a questo evento, perché non era facile. Il primo maggio, questo per la prima volta, il primo maggio a Chiediscalo, c'erano anche tanti altri luoghi, altri primi maggi anche vicino Chieti, e invece abbiamo fatto centro e ci è piaciuta la gente che è rimasta dall'inizio alla fine, hanno supportato i nostri artisti, gli artisti abruzzesi di qualsiasi tipo di genere, quindi per me è molto importante questo successo e ribadire che è fondamentale dare spazio a questo tipo di offerta musicale, non solo le cover, non solo artisti che vengono da fuori, ma scommettere sui nostri ragazzi, perché valgono tanto. Un ringraziamento ovviamente al Comune di Chieti, a tutto lo staff di Music Force e a tutte le persone che hanno collaborato per far sì che questo evento riuscisse come è riuscito alla grande. Un grazie a Piero Mazzocchetti, agli Anemamè, a Rock and Roll, che sono stati un po' i gruppi che pilota, quelli che hanno dato sicuramente motivo anche di comunicazione e motivo alla gente di venire, anche per scoprire i gruppi eventualmente un po' più emergenti, e quindi davvero grazie a tutti quanti, perché hanno capito che tipo di operazione stiamo facendo, per cui grazie a tutti. È una giornata importante all'insieme della musica un po' in tutta Italia, perché il primo maggio ormai è sinonimo di festa, sinonimo di divertimento, anche se il periodo è difficile, e forse di divertirsi e di sorridere non c'è tanta voglia, però credo che bisogna sempre lanciare dei messaggi positivi, perché io credo ancora in questo paese, perché sono italiano, sono orgoglioso di esserlo, per me che ho vissuto tanti anni all'estero, io credo che alla fine ce la faremo, come tutte quelle volte che abbiamo avuto delle congiunture così difficili. Bisogna avere un po' di buona volontà da parte di tutti, da parte delle classi politiche, da parte dei cittadini, da parte degli italiani, perché io credo che sta nel buon senso delle persone riuscire, anche grazie all'arte, grazie alla cultura, cercare di ristabilire un po' di beatitudine, cosa che adesso un po' manca, perché c'è un po' di disastro anche nel sociale, nella prospettiva futura, soprattutto da parte dei giovani. Io ho un'accademia in Abruzzo e credo, e cerco di fare il mio lavoro insegnando ai ragazzi come stare sul palcoscenico, ma soprattutto come cantare con il cuore e con i piedi ben saltati per terra, perché senza l'umiltà e senza la semplicità non si arriva da nessuna parte. E il potere della musica fa da padrona? Ma la musica è un linguaggio universale per eccellenza, quindi è normale che la fa da padrona, perché riesce a parlare a tutti senza barriere ideologiche, politiche, religiose, e arriva a tutti in maniera molto semplice e soave, come il sorriso di un bimbo, no? Ciao Bella Gè, sicuramente sempre in difesa dell'Abruzzo, del verde, della nostra terra, della natura. Noi siamo contro il petrolio, stasera qua lo ribadiamo di nuovo, siamo contro Brina, siamo tutti contro quelle persone che vogliono semplicemente sfruttare la nostra terra, siamo contro tutti questi sceicchi che vogliono arricchire i propri harem, e siamo per il verde come un futuro, come unica alternativa lavorativa seria in questo mondo. Ecco, oggi è il primo maggio, parliamo di cose importanti, serie. Il lavoro, secondo me, si trova soltanto ormai in un mondo più sostenibile, quindi nell'ambiente, nel verde, non brina, non petrolio. Come vuoi bene. Un bacio a tutti, bella gente. Allora, Rock and Roll, chiuderai tra un po' la manifestazione, però hai da dire una cosa, dove? Rock and Roll, bello, forza, io, yeah, gran sasso droga e rock and roll, anche se io dico no alla droga.